Benvenuti cari amici e lettori al primo episodio della nuova rubrica di Multiplayer.it dedicata ai giochi da tavolo. Come sapete il mondo dei board game è particolarmente vasto e Multiplayer.it rimane pur sempre un sito di videogiochi, quindi abbiamo pensato perché non iniziare con qualche board game legato a franchise videoludici noti. Per il primo episodio abbiamo selezionato quindi qualcosa che sicuramente conoscete tutti molto bene, ovvero The Witcher. The Witcher, il gioco d'avventura, è stato realizzato a partire dal videogioco di CD Projekt Red, pubblicato in originale da Fantasy Flight ed edito in Italia da Giochi Uniti. Dopo l'incredibile successo del videogioco ad opera dello studio di sviluppo polacco, l'universo e i personaggi di Andrzej Sapkowski sono entrati nel cuore di ognuno di noi e non sono tardate ad arrivare altre trasposizioni dell'opera dello scrittore. La mente creativa dietro al gioco da tavolo di The Witcher è un altro polacco, il designer Ignacy Zdrewiczek, autore del recente Cryevok. Il titolo è da 2 a 4 giocatori e la durata media varia dalle 1 alle 2 ore. Ora apriamo la scatola e diamo un'occhiata alle meccaniche di gioco. Nonostante il titolo si chiami The Witcher, nel gioco d'avventura lo strigo è solo uno dei vari eroi, lasciando quindi spazio a coprotagonisti e personaggi secondari ben noti ai videogiocatori. Oltre a Geralt si potranno impersonare Triss, Dandelion e Yharpen, ognuno con pari importanza all'interno dell'avventura. A seconda dell'eroe che sceglieremo, avremo a disposizione un diverso set di dadi e potenziamenti, oltre ad una bellissima miniatura del personaggio. Le regole del gioco sembrano molto più complesse di quanto siano in realtà e apprenderne i meccanismi è veloce e schematico. Il cuore della partita ruota attorno alla soluzione di missioni e per vincere è necessario accumulare il maggior numero di punti vittoria. Vince il giocatore che al termine della partita se ne è accaparrati di più. Per accumulare questi punti vanno risolte le carte missione, composte generalmente da una quest principale, due secondarie più una di supporto, e ad ogni quest corrisponde un ammontare preciso di punti vittoria. Essendoci altri giocatori in partita, la risoluzione delle missioni acquista un valore tattico, perché dovremmo essere noi a capire quando è il momento giusto per concludere una determinata quest e riscattare i relativi punti vittoria, anche perché il primo giocatore che conclude tre carte missioni mette fine al gioco. Un cattivo tempismo quindi può farci davvero perdere la partita. Questo gioco da tavolo non è un cooperativo, ogni partecipante gioca per sé, ma collaborare occasionalmente con gli altri eroi costituisce talvolta un vantaggio. In The Witcher le parti dedicate alla narrazione e all'interazione con i personaggi sono essenziali e nel gioco d'avventura saremo noi, di partita in partita, a costruire la nostra storia con gli altri eroi. Completare una missione di supporto offrendo il nostro aiuto, scambiare degli indizi o monete d'oro con altri giocatori può rivelarsi cruciale per il successo della partita. Dovremo solo fare attenzione con chi stringiamo amicizia. Ma come si conclude una missione? Beh, nello stesso modo in cui faremmo nel videogioco, ovvero visitando luoghi, risolvendo enigmi e scontrandoci con temibili nemici. Per risolvere le missioni, i giocatori dovranno potenziare il proprio personaggio e condurre indagini pescando carte e visitando luoghi. Ogni giocatore ha un'abilità speciale unica e un set personale di potenziamenti, e per renderli attivi dovrà impiegare tempo e risorse. Nel tabellone di gioco invece sono segnati i vari luoghi che i videogiocatori hanno già visitato, anche se per motivi puramente di spazio, la geografia della mappa non è fedele al 100%. Durante le indagini i giocatori incontreranno poi nemici e malasorte, entrambi gestiti dal tracciato della guerra, ovvero questa ruota posizionata nella parte alta del tabellone. I mostri che incontreremo sulla nostra strada sono divisi in tre categorie, bronzo, argento e oro a seconda della forza, e ritraggono nemici ben noti ai giocatori di The Witcher. Per sconfiggere un avversario è necessario tirare i dadi e con il risultato neutralizzare prima i valori di attacco e poi di difesa del nemico. Vincere o perdere poi genera degli effetti che agiscono direttamente sulle statistiche del giocatore. Nessuno potrà mai morire, ma più ferite si accumulano, più si viene limitati durante i propri turni. La malasorte invece la incontreremo come ostacolo sul nostro percorso, ad esempio percorrendo più tappe durante un viaggio. Questa è forse una delle meccaniche di gioco che ci ha colpiti di più, perché proprio come nel videogioco si incontrano più nemici sui sentieri tra una città e l'altra, così accade proprio anche nel gioco d'avventura.
Se amate quindi The Witcher, il gioco d'avventura è caldamente consigliato perché rimane fedele al videogioco, sia nella suddivisione in missioni dell'avventura che nell'ambientazione. Abbiamo a che fare con un gioco da tavolo di buona fattura, non eccessivamente complesso e di qualità produttiva ottima, ma l'ambientazione dedicata al videogioco è il suo valore aggiunto, quello che spinge davvero un amante della saga a giocarlo. L'episodio di oggi termina qui. Lasciate un commento qua sotto il video per dirci se questa nuova rubrica vi piace e magari suggerirci quale gioco da tavolo vorreste vedere nei prossimi episodi. Noi ci rivediamo presto. Ciao!